Se questo lavoro ha ancora una storia, ha ancora la possibilità di raccontare qualcosa e di animare qualche dibattito, ce l'ha sulla base del fatto che alcune associazioni, alcuni GAS, alcuni pezzi di CIA, alcune università siano interessate a questo lavoro e mi invitino e chiedano che venga proiettato. E rimettere in fila etica, economia ed ecologia non significa negare uno di questi tre aspetti o cancellarne uno dalla nostra vita comunitaria, ma significa riassumersi la responsabilità rispetto al mondo in cui siamo, all'economia e all'ecologia nelle quali siamo, e avere il coraggio di decidere da che parte stare. Essere responsabili significa decidere che cosa fare, decidere se essere pro o contro le mafie, pro o contro il deturpamento del paesaggio, pro o contro la distruzione del suolo. Io non voglio che bioresistenze, come dire, comunichi agli agricoltori o ai consumatori, scusatemi la brutta espressione banale, che cosa fare. Vorrei che servisse come elemento di sprone nel capire che ognuno di noi deve capire che cosa vuole fare e provare a prendere una scelta. Non possiamo essere soggetti passivi. Se siamo soggetti passivi e se deleghiamo le nostre scelte ad altri, rinunciamo, in ultima analisi, ad essere cittadini e rinunciamo a costruire una democrazia ed una repubblica. Decidere che cosa consumare e quando, decidere come alimentarci, decidere quale agricoltura sostenere e dall'altra parte decidere che agricoltura fare, come farla, riuscendo a mantenere in piedi delle attività che sono economiche ma che si devono sposare con il loro ambiente e con la loro comunità, significa fare democrazia e repubblica. Un grande senso di responsabilità civica, oltre che morale, ecologica e ovviamente capacità di sostenersi economicamente. Darei la parola a Dino, Comicia, Nicoletti, grazie di essere qui. Un commento, una provocazione anche da parte nostra, così proviamo a aprire poi il dibattito. Grazie a voi, grazie all'Unimol per aver voluto la proiezione di questo docufilm ai vari dipartimenti, grazie soprattutto all'autore che ha voluto sposare insieme a CIA Nazionale un percorso che ci ha raccolto appunto attraverso Expo, come ricordava lo stesso autore. Se ricordiamo lo slogan di Expo 2015 era più agricoltura per nutrire il pianeta. Nutrire il pianeta inteso non tanto come nutrizione della popolazione, ma a cospetto dei vari segmenti che è stato riportato puntualmente nel film, attraverso la tutela del paesaggio, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, che è diventato, ahimè, credo abbastanza luogo comune, perché io che partecipo, come ha detto, ai lavori, a tanti tavoli, a tanti convegni, questo fatto del ruolo dell'agricoltura è ricorrente come dizione generalista. Tranne che poi saperne veramente qual è l'applicazione e il ruolo reale e il ruolo dell'agricoltore svolto quotidianamente. Perché secondo me Guido si è riuscito a, cogliendo dei dettagli, a restituire un quadro generale. E il quadro generale è quello di un paese che ha bisogno di tornare a guardare alla sua agricoltura, alle sue campagne. Qui siamo in Molise. Una regione come il Molise deve individuare nelle campagne, nella ruralità, nei boschi come nei campi coltivati, negli allevamenti, nelle sue acque, nei suoi caratteri ambientali e rurali, l'elemento di forza per uscire da una crisi. Il film ci fa vedere prima funzione dell'agricoltura, quella storica, è produrre cibo per tutti noi. Ce n'è un'altra però, ed è quella degli agricoltori che producono, che producendo cibo costruiscono paesaggio. E il paesaggio è un'altra risorsa importantissima per noi. Il paesaggio non è soltanto il panorama, la cartolina, quello che si vede, è una realtà viva fatta di relazioni, di risorsa, anche di sentimenti. Ecco, agricoltori, produttori di cibo e costruttori di paesaggio. E le esperienze che abbiamo visto sono, è una cosa alla quale io ci tengo e potendo definirle, non le definirei come ritorno al passato, come troppo spesso viene fatto, secondo me, che è una cosa giusta e importante conoscere
la propria storia, le proprie tradizioni, sapere che cosa si coltivava, come è importantissimo, ma sono esempi di innovazione. E il rappresentante della cooperativa, che non ricordo studiare, Ayet, a me sono piaciute moltissimo le impressioni, ci siamo avventurati e stiamo imparando. E queste persone, ma io vorrei che tutti noi ci sentissimo in questa situazione, stiamo facendo un cammino, stiamo imparando, l'importante è decidere da che parte stare, avere il coraggio domani di cambiare idea, se parlando con gli altri, se confrontandoci capiamo di aver preso delle scelte sbagliate. L'importante è non credere di essere già arrivati, di sapere già tutto e di poter andare a tutti gli altri a dire che cosa fare. E se noi non ci apriamo all'altro, al confronto con il diverso, tutto ciò non lo possiamo fare. Scusate, no, mi sono già presentato.